Si parla tanto di risparmiare soldi, puoi trovare tantissimi video su YouTube, articoli di blog, però nella realtà dei fatti ho incominciato a pensare che cos'è che non si dice spesso, che cos'è che le persone non fanno per risparmiare soldi. In questo video quindi voglio darti 7 modi per risparmiare soldi che non hai ancora provato. Alla fine di questo video avrai chiaro in mente come iniziare o migliorare il risparmiare soldi e riuscire a mettere da parte almeno il 20-30% dei tuoi guadagni o del tuo stipendio. Se per esempio guadagni 1.400 euro al mese, il 30% sarà il 420 euro che riuscirai a mettere da parte seguendo i consigli di questo video. Ovviamente 420 euro al mese. Premessa importante, però non ha senso che tu guardi questo video se non hai intenzione di agire, perché poi dovrai mettere in pratica quello che ti dirò, altrimenti è meglio che passi la giornata su Netflix. Quindi se sei ancora qui, sono sicura che agirai per raggiungere il tuo obiettivo. Iniziamo. Formarti è fondamentale per risparmiare soldi. Sì, lo so che forse ti starei chiedendo: ma che cosa dici, Giusy? Così spendo altri soldi. È vero, solo all'apparenza. Quello che io oggi sono riuscita a fare è venuto grazie alla formazione. Se non mi fossi formata, se non continuassi periodicamente a fare altri corsi di formazione, non potrei migliorarmi sia come persona sia per raggiungere nuovi livelli a livello di guadagno, ok? Se io sono qui oggi a parlarti di risparmi e di investimenti è perché a 18 anni, per esempio, ho deciso di iscrivermi ad economia. In quel momento però non sapevo mica che avrei creato un canale YouTube per parlare di gestione dei soldi, risparmio e investimenti. In quel momento io pensavo che, finita la laurea, avrei intrapreso una carriera in un'azienda e avrei scalato la scala gerarchica dell'azienda o lavorare in banca. Il mio sogno quando io avevo 5 anni, chissà perché poi avevo quel sogno, forse perché un mio zio lavorava in banca, ma non lo saprò mai. Poi però non solo ho studiato all'università, ho continuato a leggere i libri e questo mi ha portato a voler creare contenuti su YouTube. Poi in un periodo della mia vita ho cercato di capire come creare un blog, come montare un video. Ovviamente non sono diventata un'esperta in creazione di un blog o in montaggio video, però sono riuscita a creare in quel modo quei primi video e l'ho potuto fare perché mi sono formata in quel momento in qualcosa che per me era essenziale, anche solo accendere una fotocamera. Oggi non sono più io a montare i video e ringrazio chi sta montando i video per me, che fa uno splendido lavoro, lo fa molto meglio di me ovviamente, ma se non avessi iniziato cercando di capire come registrare il primo video e montare il primo video, oggi non sarei qui. E questo con tutto il resto, come per esempio la gestione dei social media. Quindi la prima cosa che posso dirti è di formarti. Non per forza devi spendere cifre astronomiche, ok? Ti basta anche qualche euro o ci sono dei corsi gratuiti. Fai con quello che hai oggi, ok? Con quello che ti puoi permettere. Ricorda però che molte volte non ci pensiamo nemmeno quando dobbiamo spendere 50 euro per un vestito, invece ci facciamo dei problemi quando dobbiamo spendere 50 euro in formazione. Se poi vuoi gestire al meglio i soldi, risparmiare e guadagnare di più, puoi scaricare la mia guida che trovi in basso al video. Altra cosa che puoi fare per risparmiare se stai pagando un mutuo o un affitto è verificare, per quanto riguarda il mutuo, se la tua banca ti dà delle opzioni diverse, per esempio fare un passaggio in merito al tasso fisso, al tasso variabile, oppure cambiare banca per avere ulteriori agevolazioni e pagare meno ogni singolo mese, oppure per quanto riguarda l'affitto trovare una casa in un'altra zona oppure leggermente più piccola per riuscire a pagare meno, ok? Oppure a volte magari potresti trovare un'opportunità che non hai avuto nel momento in cui hai preso in affitto la tua casa e riuscire a risparmiare quei
50, 100, 150 euro al mese è fondamentale se vuoi migliorare e risparmiare soldi. Quando arriva il tuo stipendio, cosa fai come prima cosa? Te lo dico io, cosa devi fare? Devi attivare il trasferimento automatico dal conto della tua banca a un conto di risparmio, in modo tale che i soldi che decidi di risparmiare ogni mese, per esempio 200, 300, 500 euro, ok, passano direttamente al conto di risparmio e non li spendi, ok? Non ci pensi più, non li hai, ok? Se hai fatto attenzione a quello che ho detto, ho parlato di un conto per il risparmio. Hai un conto per i tuoi risparmi, dedicato ai tuoi risparmi, in modo tale che quel conto tu non lo tocchi in alcun modo e mantieni in un conto separato i tuoi soldi. Lo so che ci sono tante banche che ti danno l'opzione o delle app di suddividere, per esempio, le entrate, ok? Però la cosa importante, realmente importante, è non avere la disponibilità di quei soldi, perché altrimenti sappiamo di avere quei soldi e vuoi non vuoi siamo portati a spenderli. Chi non ha letto un'email di uno sconto di un Black Friday ed è andato immediatamente a fare quell'acquisto di cui poi si è pentito? Fai un check, un controllo settimanale di come hai speso i tuoi soldi, di come dovresti spenderli, di quale cifra vuoi impiegare ogni singola settimana per determinate attività. È importante prima definire un budget settimanale e poi verificare effettivamente se stai rispettando i tuoi obiettivi. Solo facendo un check ogni singola settimana, ogni singolo mese, allora potrai migliorarti e raggiungere i tuoi obiettivi di risparmio. Ti dico la verità: per continuare a risparmiare i soldi devi aumentare i tuoi guadagni. Questa è la verità. Non puoi continuare a risparmiare su tutto. Prima o poi devi pensare a qualcosa che ti faccia guadagnare più soldi, perché il costo della vita aumenta e se il tuo guadagno è sempre lo stesso, prima non potrai più risparmiare come una volta, ok? E man mano tenderai a non risparmiare più, ok? Perché il costo della vita continua a salire, l'inflazione continua a salire. Cosa puoi fare per evitare tutto questo? E pensare a un'alternativa dei guadagni, a un secondo lavoro, oppure qualcosa che puoi fare, un'attività che puoi crearti. Lo so che non è facile, nessuno ha detto che è facile, però è una cosa che devi prendere in considerazione se vuoi risparmiare soldi e non vuoi trovarti con l'acqua alla gola. Hai definito un obiettivo finanziario chiaro? No, non sto dicendo di immaginare di risparmiare 10.000 euro, ok? A fare quello siamo tutti bravi, più o meno tutti dicono ok, oggi risparmio 100 euro, oggi risparmio 500 euro, 5.000 euro, ok, quello è un sogno. Per definire un obiettivo invece devi effettivamente dare un obiettivo a quei soldi, quindi per esempio voglio risparmiare 5.000 euro per creare il mio fondo di emergenza, voglio risparmiare 5 euro per quel viaggio, ok? In quel caso lì hai definito un obiettivo chiaro e successivamente devi definire gli step per raggiungere il tuo obiettivo finanziario. Se vuoi raggiungere i tuoi obiettivi finanziari, puoi scaricare la mia guida gratuita che trovi nel link in descrizione al video. Adesso fammi sapere tu come fai a risparmiare soldi o perché ad oggi non riesci a risparmiare soldi, qual è la tua maggiore difficoltà. Fammi conoscere la tua esperienza, te ne sono grata. E se vuoi vedere i miei prossimi video, allora clicca su iscriviti, attiva la campanella per non perderti i prossimi. Io ti mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao.